Ragazzuoli, benvenuti nel terzo episodio di Supremacy 1914. In questa nuova serie in cui stiamo giocando con l'Italia, ragazzi. Prima cosa, ovviamente, un bel like se volete altri video di questa serie, se volete ancora Supremacy. E ovviamente iscrivetevi se non l'avete fatto per non perdervi i prossimi video. Ma come avete letto nel titolo, ragazzi, quest'oggi faremo qualcosa di veramente esemplare. Infatti, finalmente andremo ad attaccare l'impero austro-ungarico. Per andare a riunificare, ragazzi, i territori che questo impero ci ha rubato, ovvero principalmente Trento e Trieste. Che però è Trento, qua si chiama Innsbruck. Che sarebbe appunto una città dell'Austria, ma non ci interessa. Intanto, da farvi vedere alcune cose che sono successe all'interno della mappa dell'Europa e non solo. Tra l'altro, alcuni sono anche andati offline, come ad esempio la Libia occidentale, la Romania, addirittura l'impero austriaco. L'impero austriaco mi ha spiegato praticamente in privato perché, gli altri non lo so onestamente. Ma mi domando, raga, cosa entrate a fare se poi non giocate? Lasciate posto a chi gioca. Vabbè, non importa. Intanto vi faccio vedere che per quanto riguarda l'America, ragazzi, gli USA del Nord hanno letteralmente dominato. Infatti hanno conquistato tutti quanti gli USA del gli USA centrali e anche parte del Canada del Sud, mentre anche il Canada del Nord ha spazzato via tutti quanti i suoi amici, tra l'altro, o meglio i suoi vicini, come vedete alle coalizioni, raga, Patto del Pacifico, USA del Nord, Canada del Nord e Groenlandia, quindi l'intera America, ragazzi, è coalizzata, tranne però gli USA del Sud, che a quanto pare sono da soli. Probabilmente sono comunque alleati, altrimenti gli USA del Nord presto li manderanno completamente a quell'altro paese. Per quanto riguarda invece l'Africa, c'è stato un po' di combattimento, l'Egitto è stato spazzato via e anche la Turchia in Medio Oriente, come vedete, è stata divisa tra Arabia e Caucaso. Ho notato tra l'altro che il Caucaso è un player anche molto forte, è livello 18 e gioca dal 2020, quindi cavolo. Sarà probabilmente un pericolo a fine partita. Per quanto riguarda la coalizione invece del Nord, che comprende appunto Russia, Russia del Nord e Norvegia, hanno spazzato via la Svezia e la Finlandia e hanno l'intero Nord Europa. Infatti, raga, è per questo che ho accettato l'Inghilterra nella coalizione, sia perché è LS, che un minimo conosco, che non sarà un fenomeno, ma comunque almeno si sa che è leale, e più che altro perché almeno possiamo tenere d'occhio un attimo il Nord Europa ed evitare che possano succedere guai. Ad esempio, raga, l'altro giorno la Norvegia è sbarcata in Germania e con varie minacce e cose abbiamo sostanzialmente fermato l'attacco, altrimenti la Germania sarebbe veramente molto in difficoltà. C'è bisogno, raga, di iniziare a fare navi, ovviamente, però come vedete con le mie risorse non è possibile questa cosa. Cioè, raga, non ho cibo, non ho pesce, non ho praticamente materiali da costruzione, ho un pochino di petrolio, ma veramente pochissimo. Ad esempio, vi faccio vedere che nelle mie industrie ho prodotto comunque molte cavallerie. Io ho iniziato a fare, visto che c'è appunto il giorno 10 che è scattato ieri, ho iniziato a fare adesso le industrie a livello 2, perché veramente ieri non avevo risorse. Ho trovato per fortuna un po' di legna a buon prezzo nel giornale e mi sa che ne devo shoppare altra, ragazzi, perché ho bisogno di altra legna per fare l'industria a livello 2 anche a Napoli. 134 gold non li voglio spendere, la metto in coda e magari, magari niente, devo shoppare ancora, shoppare altri 6000, non ci credo, mi mancano due di legna, io impazzisco, raga, due di legna devo shoppare ancora, va bene, shoppiamo le 17, perfetto, industria a livello 2 a Napoli. Tra l'altro, come vedete, è ufficialmente iniziata la mobilitazione verso l'impero austriaco, ho iniziato a mobilitare le prime divisioni di fanteria e ovviamente di cavalleria, che secondo me è un'unità veramente fortissima, sia per prendere ovviamente Trieste, sia per prendere Innsbruck. Proveremo anche a prendere Zurigo, che comunque produce legna, ne ho bisogno, e però, raga, non sono sicuro di riuscirci, questo perché al forte e io non ho nessun cavallo, è vero, ho 32 uomini, quindi in teoria ce la dovrei fare. Ho bisogno veramente, raga, di conquistare province, perché le mie risorse sono veramente messe male, quindi prendendo Innsbruck, Trieste e Zurigo in teoria dovrei portare non tutto in positivo, ma i materiali sicuramente in positivo. Sarebbe top anche conquistare Sarajevo e anche Cetin, che producono cibo. A quel punto, raga, l'impero italiano tornerà ufficialmente operativo. Comunque, per questa clip è tutto, ci vediamo tra pochissimo quando le nostre truppe saranno pronte. Allora, è passato un po', le truppe sono pronte, possiamo iniziare l'invasione. Prima vi farei vedere che pure la Francia, ragazzi, pure la Francia è andata offline. Io non voglio dire cosa ne penso di questa cosa, perché altrimenti poi mi dicono: Enax, ma ti insulti, sei cattivo. Ragazzi, cosa dovrei dire? Bravo? Vabbè, lasciamo perdere, andiamo avanti, perché non voglio assolutamente esprimere la mia opinione, se no mi chiudono il canale. Comunque, iniziamo ufficialmente l'operazione Italia Unita. Non lo scrivo sul giornale perché effettivamente non ha molto senso, ma ragazzi, iniziamo ufficialmente l'attacco. Vediamo un po' quanto ci mette ad arrivare.
Ok, se partisse magari, ok. No, niente, si è frizzato il gioco, ci tocca riavviare la pagina. Ah, ok, ovviamente l'attacco non è nemmeno partito. Ok, perfetto, 1 ora e 55, di qua temo che ci metta 3 ore e mezzo e non credo di riuscire, visto che, se non sbaglio, ok, fino a mezzanotte posso attaccare, dopodiché dovrò fermarmi. Chiaramente questa unità va a scontrarsi contro un bot, quindi l'orario non vale, ragazzi. Chiaramente espresso, raga, che contro i bot non ci sono regole, quindi ci divertiremo. Iniziamo anche l'operazione verso Zurigo, quindi offensiva a Zurigo, offensiva a Innsbruck, offensiva a Trieste, e dopodiché scaglieremo tutto quanto contro Vienna, probabilmente domani mattina. E magari incito la Germania a prendersi Praga. Oddio, raga, l'operazione Italia Unita è ufficialmente iniziata. Mamma mia, non vedo l'ora di prendere queste province, più che altro per tirarmi sulla produzione, che, come vi ho fatto vedere prima, raga, è veramente deleteria. No, guardate, no, è cambiato il giorno e c'ho pure il grano in negativo. No, 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 no. No, ok, la situazione è molto problematica. Cioè, guardate le mie risorse, sono veramente terribili. Cioè, mi metto un po' più in alto il carbone, che almeno posso fare delle ferrovie. Potrò fare, quando avrò la possibilità, di sbloccare della legna, visto che ne ho zero. Vabbè, vabbè, tempo al tempo sbloccheremo tutto e farmeremo un botto di risorse. Quindi per adesso è tutto, ci vediamo più tardi, raga, quando l'attacco sarà iniziato. Ah sì, andiamo anche a dichiarare guerra. Austro... vediamo, no, ok, devo scrivere impero, va bene, 3, 2, 1, dichiarazione di guerra ufficializzata. Presto, ragazzi, tutta quanta l'Austria del sud sarà completamente nostra. Speriamo che la Romania non dia troppo fastidio e speriamo che la Germania prenda Praga, ovviamente. Immaginatevi prendere Budapest, che ha doppio grano, va assolutamente preso. Allora, ragazzuoli, è tipo l'una di notte, ma noi siamo ancora qua. In realtà ho riacceso il gioco dopo tipo 3 ore, perché come vedete l'attacco sta avendo totalmente successo. Infatti il nemico praticamente ha quasi perso tutto, qua non ha più nemmeno il forte a Trieste e il suo reggimento di fanteria presto sarà annientato. L'unico problema è che stanno arrivando rinforzi, rinforzi con tantissima vita, e onestamente non so come respingerli. Probabilmente mi conviene ritirare la cavalleria, perché la cavalleria, come sapete, è un'unità di attacco. Se la tengo in difesa la perdo. Mentre per quanto riguarda il nord, praticamente Zurigo cadrà dopo poco che attacchi. Per quanto riguarda Innsbruck, invece, anche qua, ragazzi, credo che un'altra ora e un quarto e siamo a posto. E dopodiché marceremo direttamente su Vienna. Lo mando di già, ragazzi, perché ovviamente dovremo prendere Vienna il prima possibile. L'unico problemino, appunto, è qua sotto, che stanno arrivando praticamente una cinquantina di soldati e rischio praticamente di perdere l'intero reggimento. Forse conviene mandare un bel autoblindo esattamente in questo punto per andare a resistere, ma credo che ormai non serva a niente. Tra 3 minuti, raga, arriverà la, probabilmente il gruppo di fanteria più forte di tutto l'impero austriaco. Comunque, dai, per il momento non mi posso lamentare. Ci vediamo domattina e vediamo effettivamente quello che sarà successo. Ragazzuoli, ben ritrovati al vostro Naxone 80. No, no, non era proprio così. È passato un po', direi parecchie ore dalla scorsa clip, e quello che vi farò vedere oggi, se il gioco decidesse di caricare, perfetto, è esattamente, ragazzi, che Vienna finalmente è caduta. Purtroppo, ragazzi, l'offensiva a Trieste è fallita completamente e i miei cavalli non sono riusciti a scappare, purtroppo. Però Innsbruck l'avevamo presa, probabilmente si è ribellata, o meglio, è stata riconquistata durante la notte. Ma tranquilli che la riprenderemo tra poco. Però Vienna, ragazzi, è completamente caduta. E qua, tra l'altro, ci sono delle fanterie austriache che provano addirittura a prendermi Venezia, ma non sanno che io ci manderò un bel autoblindo e c'ho addirittura il forte al 2 che copre il 60% di danni. Sì, in effetti, raga, su Supremacy i forti sono troppo forti. Scusate il gioco di parole. Perché, se non sbaglio, il forte a livello 5 tipo copre il 90% di danni, quindi chi c'è dentro sostanzialmente è invulnerabile. Comunque, adesso ho deciso di lanciare un'offensiva con i miei cavalli verso, appunto, Trieste per prenderla. E poi ovviamente dovremo andare anche verso Sarajevo. Il problema è che, essendo da solo contro l'intero impero austriaco, sono messo abbastanza malino. Se la Germania intervenisse magari a prendere Praga, non sarebbe di certo una roba brutta, anzi sarebbe molto bella. Tra l'altro, volevo andare a prendervi insieme a voi, mentre cercavo magari di bilanciare un attimo le risorse un pochettino di più, volevo prendermi insieme a voi, ragazzi, un dirigibile Zeppelin. Ce n'ho 3 e ho deciso di spawnarne uno. Non è vietato nella partita, altri come ad esempio la Finlandia, la Norvegia, l'hanno fatto. Quindi volevo spawnarmene che succede? Volevo spawnarmene uno insieme a voi. Perciò niente, lo facciamo a Roma magari. Quindi andiamo, non mi ricordo mai come si fa. Ok, continua. Lo andiamo a spawnare a Roma, perché non l'ho mai provato. Voglio provarlo in questo video. Quindi 3, 2, 1. Perfetto, l'abbiamo spawnato. Ci mette esattamente un giorno, quindi buonanotte. Quindi per ora l'attacco, ragazzi, diciamo che non sta andando alla grande, ma abbiamo comunque preso la capitale, quindi direi non male. Poteva andare sicuramente meglio. Detto questo, ci vediamo alla prossima clip, in cui vi farò vedere la presa di Innsbruck e di Trieste, finalmente.
Allora ragazzuoli, è passato circa un giorno dall'ultima clip e perché non ho registrato? Beh, perché era sostanzialmente un prendere province, poi riperderle, perdere truppe, distruggerle, eccetera, era tutto così. Ma vi farei notare che finalmente ragazzi la nostra conquista dell'Austria è quasi terminata. Infatti abbiamo completamente conquistato tutte le province che appunto confinano con il mare Adriatico e in questo modo possiamo tenere un minimo di più il controllo ragazzi anche a Oriente. Però come vedete i miei soldati, a parte questa divisione, qua il resto è completamente stremato. Guardate, la vita delle mie truppe è praticamente pari a zero e sostanzialmente anche l'Austria non è che sia messa molto meglio, ma comunque ha ancora 20 unità e non saranno per niente facili da distruggere. Presto comunque la Germania prenderà Praga. Vienna praticamente, se non sbaglio, l'ho conquistata e persa tipo 5 volte, quindi veramente ormai non c'è rimasto più niente. Tra l'altro ho notato raga una cosa, ovvero che l'Arabia e il Caucaso si sono sostanzialmente alleati, ma probabilmente si conoscono già da prima e stanno letteralmente distruggendo tutto il mondo. Nel frattempo raga la Germania, che non so cosa stia facendo onestamente, sta venendo tipo attaccata da tutti quanti, dalla Russia del nord, dalla Russia eccetera, e guardate addirittura questo qua sta usando pure le unità, quelle segrete, quelle speciali. C'è un'altra cosa divertente raga, la Francia, che è diventato un bot, sta spawnando una marea di Zeppelin, tipo 4 raga, cioè io non so cosa stia accadendo in questa partita. Nel dubbio comunque uno Zeppelin me lo sono spawnato anch'io, potrebbe starci, essere molto utile, come vedete ha un raggio immenso. Voglio vedere quanto ci mette a arrivare dall'altra parte della mappa. 8 ore, neanche tanto. Pensavo tipo un giorno, vista la velocità in questo gioco. Diciamo che ci sta. Ma da quello che vedo ragazzi, i miei alleati veramente spariranno a brevissimo, perché la Germania non gioca e quindi già vabbè. La Gran Bretagna almeno gioca, però come vedete è spacciata. Cioè guardate quante unità stanno arrivando. Stavo pensando di allearmi con la Polonia, ma dal nome che ha onestamente non credo sia una buona idea. Penso offeso ovviamente. Comunque raga, la situazione è abbastanza preoccupante. Io comunque l'Austria l'ho distrutta, non posso nemmeno fare offensive ragazzi a prendere Belgrado perché le mie truppe sono distrutte. Potrei usare questa divisione qua, non so se è una buona idea. Per quanto riguarda le vittime, andiamo a vedere sul giornale. Come vediamo ragazzi, Impero Austro-Ungarico quasi 200.000, io quasi 100.000, quindi diciamo un rapporto di 1 a 2 sulle vittime. Non è male ragazzi, contando che appunto è un gioco di prima guerra mondiale e ovviamente le perdite è più facile farle quando si attacca, quindi diciamo che nonostante sia un bot e tutto quanto non è andata male, anche perché io ho attaccato le sue fortificazioni senza artiglierie, quindi veramente meglio di così non ci poteva andare. Per quanto riguarda le risorse raga, sono messo veramente molto male, infatti non riesco a bilanciarle. Però mi sono fatto un botto di legna e come vedete il ferro purtroppo l'ho dovuto mettere in negativo, ma non è un problema perché da quello che mi ricordo l'ho messo sul giornale, sul mercato, no, a quanto pare non l'ho messo nel mercato, va bene. Ho 0 di ferro e a questo punto che cosa facciamo? Non lo so, tutta questa legna raga dovrò usarla in qualche modo. Magari potrei fare a Napoli un bel porto, direi che ci sta, così intanto 10.000 la utilizziamo. E per quanto riguarda il resto, magari la mettiamo tutta quanta nel mercato. Sì, almeno la conserviamo a 30, così nessuno la compra. O comunque se la comprano spendono un botto. E a questo punto torniamo a mettere il ferro in positivo, perché ho bisogno assolutamente di produrre ferro. Ho veramente paura raga per quello che potranno fare Arabia e Caucaso. E tra l'altro mi sa anche la Grecia. Non hanno fatto la coalizione ovviamente perché hanno seguito uno dei miei consigli, cioè probabilmente già lo sapevano. Comunque hanno seguito uno dei miei consigli che già ho detto anche su Call of War: non fate le coalizioni ragazzi, perché se no tutti quanti capiscono con chi siete alleati. Lasciamo perdere che io l'ho fatta, ma io l'ho fatta per la serie. Ovviamente ragazzi, io quando gioco da solo, a meno che non sono con amici, non la faccio mai. Comunque devo dire a Germania di giocare, perché letteralmente la stanno invadendo e lui non sta assolutamente rispondendo a niente. Poi gli ho detto di prendere Praga tipo una settimana fa, ancora non l'ha presa, quindi mi sa che ci converrà o attaccarla a questo punto o sperare che torni online, perché altrimenti cosa facciamo qua? Bah, vabbè, comunque in ogni caso l'Austria è quasi completamente presa. Il prossimo obiettivo raga sarà probabilmente la Francia, anche se come vedete ha tutti questi Zeppelin che potrebbero distruggermi le mie città e io non voglio che questa cosa accada. Comunque direi di mandare un bel dirigibile magari in questa zona del mare, più che altro per vedere quello che fanno loro, perché in effetti col dirigibile avrei un bel raggio, tanto da quello che ho visto l'Algeria orientale e quella occidentale sono almeno per il momento amici, quindi per il momento non farei niente. Tra l'altro mi hanno scritto un messaggio, ora non vi faccio vedere quello che mi hanno scritto perché è abbastanza segreta come cosa, ma mi hanno scritto un messaggio dicendo sostanzialmente, in parole povere, che l'Arabia in futuro probabilmente li attaccherà. E in effetti anch'io credo sia così, visto che l'Arabia ha tipo massacrato il paese che c'era qua, la Libia occidentale, orientale scusate, e presto ovviamente toccherà anche all'Algeria. Speriamo appunto che l'Algeria sia un player abbastanza decente.
dai, in teoria dovrebbe esserlo, almeno spero. Il problema è che l'Arabia e il Caucaso sono tipo dei mostri del male, come state vedendo. Lo stesso vale per il Caucaso, che già vi ho fatto vedere, se non sbaglio, nello scorso video. Sono mostri che giocano da anni, quindi è un problema questo. Comunque io sto producendo artiglierie, nel frattempo a qualcosa sono riuscito a fare. Il problema è che ora che manca il ferro non riuscirò praticamente a produrre altro. Il mio obiettivo era di fare delle navi per evitare appunto sbarchi, in effetti sarebbe la migliore idea. Quindi magari appena a Napoli sarà pronto il porto iniziamo subito a spammare navi, sottomarini eccetera, così saremo almeno al sicuro da queste potenze. Comunque per questa clip è tutto, nella prossima vi farò vedere la presa completa dell'Austria e poi a quel punto, raga, sarà un mistero quello che succederà nel prossimo video. Io spero di attaccare la Francia, ma non credo proprio di riuscirci in tempo. E nel frattempo ho riperso Vienna un'altra volta. Bene, detto questo, ci vediamo alla prossima clip. Allora, raga, buongiorno. Come state vedendo, ormai l'impero austriaco è completamente collassato. Non è rimasta nemmeno una provincia, quindi diciamo che l'operazione è stata abbastanza un successo, tralasciando le 97 perdite. Però comunque abbiamo fatto molte più uccisioni, quindi praticamente siamo, possiamo dire, in positivo. I problemi, ragazzi, sono altri. Infatti, come state vedendo dalla mappa, la situazione sta veramente precipitando. Infatti, la Gran Bretagna è stata completamente sconfitta e invasa dalla coalizione dei russi. Lo stesso vale, ragazzi, per la Germania. E molto presto, ragazzi, arriveranno al mio confine. Anzi, ci sono già arrivati. Ma non è il solo problema. Infatti, anche i popoli dell'est, Caucaso e Arabia, si stanno espandendo veramente con una velocità assurda. Infatti, raga, non ho idea di come inizierà il prossimo video, ragazzi. Perché ho provato a fare degli accordi, ragazzi, con gli Stati Uniti d'America, o meglio con paesi appunto americani, con USA del Nord, Canada del Nord eccetera, per cercare di capire come fare, ragazzi, per sconfiggere almeno la coalizione dei russi oppure quella arabica. Tra l'altro mi sono alleato con loro due, con le due Algerie, perché le ho viste abbastanza preparate. Non sono dei pro player assurdi, ma comunque non sembrano neanche gli ultimi arrivati, quindi potrebbero darci una mano. Ho spawnato altre due Zeppelin, tanto mi sembra il limite delle unità era praticamente, ok, il massimo è 5, quindi nel chilling ho spawnato appunto qualche Zeppelin extra, tanto con le missioni ne ho sbloccati un botto. Per quanto riguarda le risorse, raga, sono in negativo soltanto di pesce e di gas, ma il gas onestamente non mi interessa, più che altro il pesce è un problema. Anche a livello di industria diciamo che stiamo messi abbastanza bene. Per adesso, raga, è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, sperando che la situazione non peggiori troppo. Anche se, come vedete, i miei alleati sono ufficialmente caduti.